Un caro saluto a tutti voi, riascoltiamo le parole che la Regina della Pace ci ha rivolto il 25 luglio scorso, 2024. Cari figli miei, con gioia vi ho scelti e vi guido, perché in voi figlioli vedo persone di fede, speranza e preghiera. Figlioli, vi guidi la fierezza di essere miei e io vi guido a Lui, che è via, verità e vita. Sono anche con voi affinché la pace vinca in voi ed attorno a voi, perché Dio mi ha mandato a voi con questa intenzione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, vedete, colpisce il tono di gioia di questo messaggio. Sembra quasi che la Madonna non si accorga di quello che stiamo vivendo, di quello che sta succedendo nel mondo, ma non è così, infatti. Ci ha ricordato il motivo per cui è venuta a noi sin dal 1981 a Medjugorje, cioè la pace di cui ha bisogno il nostro cuore e tutta l'umanità in questo momento. La Madonna sa quello che viviamo, nel suo cuore trovano eco le paure, le angosce, ma anche le gioie e le speranze, come dice la Chiesa, che l'umanità vive. E questo con gioia vi ho scelti, ecco, ci ricorda che veramente la Madonna vede tutto, ma appunto dal punto di vista di Dio, vede anzitutto il progetto di Dio. Quindi vede noi dentro questo progetto, vi ho scelti. E poi in questo progetto c'è lei, c'è la sua presenza, che con forza ci guida. Lei che ci guida, vi guido, perché in voi figlioli vedo persone di fede, speranza e preghiera. Ci potremmo chiedere, mamma mia, come fa a vedere in me una persona di fede, speranza e preghiera? Ma qui o la Madonna vede quello che noi non vediamo, o forse vede quello che siamo chiamati ad essere, che è la realtà più vera nostra, quello che appunto dobbiamo essere, diventare sempre di più, con l'aiuto, la forza della preghiera. In questo ci aiuta il rapporto con lei. Vedete quanti riferimenti nascosti alla consacrazione. Anzitutto quando ha detto all'inizio, cari figli miei, e poi dice, vi guidi la fierezza di essere miei, essere suoi, essere completamente suoi, totus tuus, appunto. E sappiamo cosa significa essere completamente suoi. Essere appunto persone di fede, speranza e preghiera, coerenti con il battesimo che abbiamo professato. E lei ci guida allora a lui che è via, verità e vita, come ci ricorda bene il Montfort. Lui, la nostra unica via che ci deve guidare, la nostra unica verità che noi dobbiamo credere, la nostra unica vita che ci deve vivificare. Sì. Perché rischiamo di sbagliare strada facilmente, pur non volendolo. Unica verità che dobbiamo credere, non sono le tante le verità che dobbiamo rincorrere, ce n'è una ed è Lui. Unica vita che ci deve vivificare, perché non c'è solo la vita del corpo, ma c'è anche e soprattutto la vita dello spirito. E allora, ecco, torniamo a vivere con convinzione, con fermezza e coerenza. La nostra consacrazione affinché veramente la pace vinca in noi ed attorno a noi. Sono in partenza per Medjugorje, ci sarà il Festival Giovani, ma poi ecco saremo lì sempre al centro, centro Totus Tuus, venite in questo luogo di grazia che è Medjugorje e sapete che lì c'è il centro dell'Associazione Maria Regina dei Cuori. Vi aspettiamo con gioia. Vi saluto e vi do la mia benedizione. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.